Buongiorno a tutti, sono Luca Antonelli, sono informatico di professione, di formazione matematica e faccio parte del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Il CICAP è un'associazione di volontari che si propone di effettuare un'indagine critica sui temi delle pseudoscienze e del paranormale. E il nostro obiettivo è quello di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Come CICAP siamo ovviamente interessati al tema dell'informarsi bene. A mio parere, informarsi bene è assolutamente indispensabile per poter essere cittadini attivi e consapevoli della nostra società e del mondo in cui viviamo. Ovviamente informarsi bene non è così semplice. Informarsi bene vuol dire, soprattutto in questo periodo, essere in grado di distinguere le notizie e le fonti affidabili da quelle che invece affidabili non sono o sono delle vere e proprie fake news, ma è un termine di uso comune, quindi notizie completamente false o anche solo parzialmente false o comunque date in maniera distorta. Quello che abbiamo imparato è che purtroppo non esiste una ricetta preconfezionata per poter distinguere notizie vere da quelle false. Non esiste quindi, se vogliamo, una checklist, una serie, un elenco da spuntare di controlli per poter dire ok, questa notizia ha passato 8 controlli su 10, va bene, la possiamo considerare molto affidabile, comunque buona, e invece questa notizia no, passa solo un controllo su 10, non dobbiamo fidarci troppo. Non esiste un elenco di questo genere, le cose non sono così semplici, però possiamo comunque dare qualche criterio generale. A mio parere uno di questi è l'emotività della notizia. Le notizie date in modo fortemente emotivo, soprattutto nel titolo, sono sospette. Non sono necessariamente false, ma devono comunque renderci un pochino più sospetti e attenti a quello che c'è poi scritto dentro, perché ovviamente sappiamo che siamo in un periodo di caccia al click. Chi scrive la notizia e la diffonde ovviamente vuole che la notizia sia letta anche per motivi pubblicitari ed economici, e il modo più semplice per far leggere una notizia è quello di proporla con un titolo o una fotografia fortemente emotivi, in modo che il nostro cervello abbandoni qualche controllo di sicurezza e insomma si lasci prendere dall'emotività e quindi ci porti immediatamente a fare clic sulla notizia e quindi a dare poi ovviamente l'introito pubblicitario di chi l'ha pubblicata. Poi magari la notizia noi a nostra volta la diffondiamo e la divulghiamo magari senza neanche averne letto poi completamente il contenuto, quindi moltiplicando l'effetto. E questa è una cosa che invece a mio parere è importante prestare attenzione. Un altro elemento che a mio parere è importante è quello di non cadere in un inganno in cui spesso cadiamo. Noi tendiamo molto spesso a considerare più affidabili le notizie che confermano il nostro modo di vedere il mondo, quindi la nostra visione del mondo. Se una notizia conferma la nostra visione del mondo, di solito la accettiamo e tendiamo a verificarla di meno. Viceversa, una notizia che va contro la nostra visione del mondo normalmente ci vede più diffidenti e quindi magari ci porta a fare più verifiche prima di darla per buona o di ricondividerla. Dovremmo però riuscire a effettuare gli stessi controlli, quindi avere, se vogliamo, la stessa diffidenza anche nei confronti di notizie che invece confermano la nostra visione del mondo. Questo per evitare di continuare a leggere notizie e fonti che la pensano come noi e quindi a diventare sempre più impermeabili verso altre visioni del mondo e verso comunque la possibilità che le nostre convinzioni possano essere o sbagliate o quantomeno non così corrette.